L'appuntamento di oggi è stata una tappa importante di un progetto triennale a livello europeo. Allora, per capire come è strutturato questo progetto, andiamo a sentire questa intervista al professor Arturo Dell'Acqua Bellavitis del Politecnico di Milano. Professor Bellavitis, 28 progetti presentati oggi hanno come sfondo la strategia 2020, che ha l'obiettivo di arrivare a oltre il 75% dell'occupazione. Quindi questi progetti presentati oggi come si strutturano soprattutto? Allora, questi progetti presentati sono progetti di aziende creative, però molto legate al territorio. Sono divisi per tipologie diverse, l'uso del multimediale per la valorizzazione territoriale, l'uso del multimediale in generale, poi in Lombardia non poteva non esserci la moda, e perché a livello dell'intero progetto CC Alps si sono scelte le specificità fra i vari partner del proprio territorio. Oggi vengono presentati e poi ne verranno scelti 5 che saranno progetti che verranno seguiti man mano da esperti e quindi portati a compimento. Quindi fra i parametri di valutazione c'è non solo l'idea, l'originalità, ma la fattibilità economica e poi i risvolti sociali in senso lato, quindi legati all'ecosostenibilità, ma anche alla capacità di coinvolgere le comunità. Il progetto CC Alps si riferisce anche a un'area territoriale che è sempre stata un'area, diciamo, meno aperta al mondo, e nell'idea iniziale è considerare le Alpi, che storicamente abbiamo sempre visto come una barriera fra i paesi, invece un punto di unione, e quindi partire portando e comunicando queste realtà che sono un bene culturale e sociale fondamentale. Noi però non è che penso siamo così indietro, perché a Milano ci sono delle realtà, è che noi non le comunichiamo. Ad esempio, quanti sanno, io penso alle realtà che conosco, Politecnico, PoliHub, chi lo conosce? Questo workshop l'abbiamo fatto anche a Comune Extra Lomazzo, no? Che è un altro polo di sviluppo. E allora forse dobbiamo davvero imparare a comunicare di più le nostre eccellenze. E il progetto CC Alps serve anche a questo, a metterci in rete e a farci dialogare poi con i partner degli altri paesi. In fondo tutta la comunità alpina è una grande realtà con grandi potenzialità. La Lombardia, secondo me, essendo anche territorialmente, lo dice in fondo il termine di Milano, medio lanum, è un luogo centrale e oggi è la vetrina del sistema produttivo in senso culturale, ma anche in senso manifatturiero del sistema Italia.